Eccoci, pronti, partenza, pronti, via! Si fermete! Odissea nell'ospizio, eccolo! State bestemmiando un po' troppo! Benedizione rapida! Benedizione per Gregorico Samis, perché dormo! Amen! Bello di Roma! No, le minacce, no, le minacce, no, le minacce, no! Salame, è legato come salame. C'è salame. Chi è salame? Fermate che può chiamare l'amico tuo. Senti, guarda un po', senti, un po', senti tuo, un po', senti il cappello com'è. Filippo, il cappello. Com'è il cappello, Filippo? Il cappello da bossetto. Com'è il cappello? Non lo smettere, rompi i coglioni. Ma scappavo di Baffiglini Valdarno. A che fa? A caricare le ceste. Di che? Le ceste per mettere i maiali, le ceste nuove. E dopo i maiali che ci mettevi? Mettevi i cazzi. No! Come? Com'è? Che hai detto? No! Nonno! Che hai detto? Sta zitto che lui ce l'ha più. Che? Cazzo! No! Cazzo! Cazzarolone! Fermete! Mi senti? Dove siete legato? È venerdì! Siamo a Firenze, vero Filippo? Sì, e ancora no. Siamo a Firenze, da un bel pezzo. Sveglia! Madonna e fiorentine! E lui le madonne! Pompine, parabba! Ma! Bello di Roma! È primavera! Svegliatevi, bambini! Svegliatevi, tacchini! Alti cascini! Vanno, no, i bombini, no, dai, veramente. Dai, Filippo! Ecco, prima sosta, eccolo. Filippo, un po' controlla la pressione del cincillà. Pressione, fa vedere, pressione. Senti la pressione. Guarda come... Vobis impotentis deus peccatoribus bestemmiorum scrocchellorum. Bello de Roma. Guardate che bello, eh? Che spettacolo. Sei contenta? Dai un bacetto. Oh no, sei contento? Dai un bacetto. Oh, che bello. Com'è allora? Tutto bene? Una favola. Una favola, eh? È un sogno. Siete contenti, eh? È un sogno. Guarda un po' che bello. Quanto siete belli.
Sì, se è bella, camera è bella. C'è bello, sta sedendo in questa poltrona. C'è mollato che sarà 12 e mezzo. No? Stasera il cincilla tocca. Fermati là, è da sta ferma che le mani. Con cosa fa? C'è la camera come la mia? Sì, c'ho la camera così. Uguale, gemella. Ma la bella fica non ce la porti? Sta sempre a pensare di lui è venuto con noi altri. E beh, è venuto con noi altri e trova una. E trova una che non dormi con lui. Mica non è maiale come te, sta. Ma no, è maiale. Ma sta zitto. Ma che dici? Ma c'è della gente che si ammazza. Perché? Ci falliscono per via di quella e lui c'ha la possibilità di trovarla, la trova. Adesso ci giorni sta con noi altri. Piano piano, piano piano. Sì, sì. Piano piano. Tempo al tempo. Oggi tutti in gita a Venezia, eh? Tutti o no? A Venezia. Oh. Sei pronto? Sta sveglio però, eh. Ale. Il sub è salito. Ecco il palombaro è salito. Vai Filippo. Il palombaro. Muoviti che muovi e mi intendo io. Tutto il gruppo. Già dalle gomitate. Vai, un po', controlla un po' la pressione. Un po' la pressione del cincillà. Fermati. O no? Fa un sorriso. Sì. Noi diventiamo islamici. No, noi famo la religione del brrrr. La religione del brrrr. Quando è che sicurissimo? La chiederà dai buddisti l'8 per 1000. Sì. No, no, sì che tanto non si mangiano niente. È davvero. Io li lascerei al brrrr. No, lasciate i buddisti. Filippo, fammi aprire il finestrino che sì, qualcuno sì. Ha sganciato. Sì, questo sta in aviazione, bombarda. Ha sganciato. Bombarolo. È il bombarolo da sopra e sotto. Bombarolo. Venga, si accomodi, scendi. Oh no, scendi. Scenda pure. E mi spingi. Venga, scenda pure. E quest'altro mi tira dietro. Venga, si accomodi. Oh. Saluto. Ciao. Comprati. E compratevi a Rapao. Ciao. Nonna Marisa, sei pronta? Pronti. È arrivato il taxi. Andiamo, dai. Ne fa cascanto l'acqua, eh? No, il palombaro è pronto, eh. Eccolo. Oh no, fa una risata. Più risata. Più risata. Ma vuol già far culo. Oh. Bene, risata. Come va? Bene. Eh? Bene. Benissimo. Guarda il palombaro. Oh no! Nonno! Guarda! Punti dei sospiri! Però lui si sospira! Striscia! Striscia, mo! A forza di strisciare si è infuocato! No, sti imbecille! Mi guarda che un po' imbecille! A forza di strisciare! Si è infuocato il culo a forza di strisciare! No! Eccoli! Gli architetti, ecco, gli architetti che dicono, come è stata costruita questa splendida. L'architetto cala le mutande invece che cala la trama. Ha detto che c'è una parete storta. C'è una parete storta, è vero? Che vorrebbe riaddrizzarla, ma... È vero o no? Non c'ha gli strumenti. Dice lui. Insomma, com'è sto gabbiano? Lui è un figlio della mignotta, il è un po' come il canino di Faustino. Perché che fa? Perché depreda gli altri uccelli, mangia di tutto, quindi sporca. Dillo un po', Filippo. Tu? Quello è piccolino. Ma che è? Uguale. No, quell'altro. So ma che gli diresti? Io gli direi che è un figlio della mignotta. Ma che dice? Vedi? Saluto. Vai. No, perché sono spagnoli anche loro. Ah, scusa, ma non può No, ma loro vai. Lo tengo per me, tu parla.
Scusate, che stava da di? E che me stava di? Che mi dicevi? Che stavo a guardare sto monumento. Stai a guardare sto monumento, io ho detto è bello sto monumento. È bello? Sì, è bello, ma a me mi piace più la figa. Ho capito, ma tu che sceglieresti tra sto monumento da guardare una bella figa? Bella gamma larga, che guardi? Io guardo il monumento. Io guardo la figa. No! No! Del monumento. Adesso si va a mangiare. Guarda quanto è pronto il coccodrillo. Guarda il coccodrillo, già rotato i denti. Qua con il capitano Nicola, grande. Grande Fede, grande, grande nonno Faustino. I ragazzi come stanno dietro? C'è i ravioli alla fave di fuca e alle braciole del braiale dei bigoli in salsa all'italiano, spaghetti con speck e fava di gorgonzola. La fava magna la te. No, no, Maria, ha detto, ma ha ridetto quella cosa. Disse parole. No, non dire. Ah, che seppia. Che seppia, ragazzi. Guarda come inforca. Guarda come inforca. No, levi il pomodoro. Eccolo. Tocco l'arsugo. Doppio frittato. Buongiorno, eh? Buongiorno che? Buongiorno sta cazzo. Dai, andiamo sotto, dai. Se ne capì che non ci vengo. Andiamo, dai. Non ci vengo. Andiamo alle terme, dai. Oh. Ah. Dai, là, andiamo giù. Sì, e bacci ci vuol mano ci andiamo, dai. Sì. Dai, là. Oh, tamme mi rompi tanti coglioni, vabbè. Se venive sotto, non era meglio? Fermi. Fermati. Beh. Guarda quanto sei bello. Sì, beh, sono bello, ma muoviti. Perché non te la terrazza, almeno vedo. Ma no, scendiamo sotto te. No, ma tu? Sotto un piscino. Porca maiala, e tu sei scemo. No, ma andiamo sotto, dai, andiamo. Sì, ecco, adesso più il giacchetto alla stazione. Ma che fa? E poi che più il treno in bocca. Perché? Ti preoccupa. Dai, andiamo sotto. Io so bel bie, ce l'ho io. Mettila ai ciabatti, dai. Sì, eccolo lui. Dai. C'è un bel ciabatto. Mettila ai ciabatti, dai. Devi venire giù, dai. Ti aspettano tutti. No, stavo. Fermo. Eccoci qua a pranzo. Com'è? Che dice questo signore? Ha deciso tuo nonno per la lingua lunga di vitello come la sua. Come la sua? O no? Nonno. Nonno. Fa vedere la lingua, tira fuori. Tira fuori la lingua. Tira fuori. Ce l'ho io. No, che è lunga così. Ce l'ho la lingua è lunga così, lunga. Perciò. La domenica. Il mostro salmone al marinato delle alghe di misticanza di sicurezza con spicchi di melone con cromero liquirizia al brasato. Fave morte e fave lunghe. Fusilli alla sgamberona, zuppa di cavolate al cavolfiore. Oh no, che prendi? Che prendo? Io prendo. Filetti, che pio no? Lasagne lanciate e gratinate con salsicce atomiche del radicchio di Treviso con l'insalata di ravanelli e cereali rivellutati e piselli lunghi e corti. Se no c'è le lasagne gratinate filettini di fili, di spini di fili di ferro spinati. Li vuoi o no, decidi. Ma questo è qui. Lingua lunga di vitello come la vostra, con zampone corto come il vostro.
nonno, c'è anche la tua rosta. Tu buttati lì che ci fai? Eh? Dì, che c'è sta, Filippo, anche? Senti, che c'è sta? Che c'è da mangiare, che c'è sta? Le scaramelli. Ma che ne sono? Le semetti, le scaramelli. Non sa, non sa mai niente. Eccolo. Nonno, nonno, no, no, ti ha detto quello che devi dire, no? Eh? Sto cazzo. Nonno, nonno, vuoi un sorbetto? No, che ce ne sono due. Ma Sorbonne. Sorbonne. Dove ha studiato? Alla Sorbonne de Paris. Eccolo qua. Eccolo messi. Qua, il cincillè de Paris. Fermati. Siamo in rientro, eh? E ho notato che vicino a me c'è un peluche. Ma senti che peluche? Senti che peluche? Senti che peluche? Ti un cattolo? Devo anche se partite. Non si è zittata mai. Si ti tocca da morire, c'è un problema sempre. E tu fatti cazzo due, che io come vuoi finire. Due e io una. Uno gli può fare manco bene, un bel peluche che si incazza. Gente allegra, Dio l'aiuta, evviva!